il biennio rosso italiano. Allora, la volta scorsa abbiamo visto soprattutto il suo aspetto socio-sindacale, in particolare eravamo giunti alla polarizzazione sociale tra il movimento eversivo socialista rivoluzionario e invece un movimento eversivo nazionalista reazionario, ovvero appunto autoritario, entrambi puntavano di fatto, ma anche di diritto, alla distruzione dello Stato liberal democratico. Entrambi usavano non solo l'azione, ma l'azione violenta, addirittura l'azione militarizzata, in modo più evidente il movimento eversivo nazionalistico, ma in modo meno evidente, ma comunque non meno violento, perché tutto sommato più partecipato, più di massa, il movimento socialista, ovvero anche le lotte sindacali, anche sia nelle fabbriche sia nei campi, anche le occupazioni delle terre, erano accompagnate da atti di violenza, scontri con la polizia e quindi anche con morti e feriti. Dunque, abbiamo la conferma di quello che già si era detto, ovvero della brutalizzazione della vita politica, anche più in generale, dell'attività sindacale, sociale, come appunto eredità, retaggio della Grande Guerra, continuità rispetto alla Grande Guerra. Polarizzazione vuol dire che appunto in questo senso la società, in questo caso le classi sociali, tendono proprio a scindersi in due blocchi contrapposti, l'un contro l'altro armati, perché naturalmente in particolare i nazionalisti individuavano nei socialisti rivoluzionari, che erano stati sostenitori del non interventismo, del pacifismo, il nemico numero uno da eliminare, ma ovviamente anche i socialisti rivoluzionari non erano da meno, perché ovviamente i nazionalisti in questo senso erano l'ostacolo principale al loro obiettivo rivoluzionario, all'obiettivo di fare una rivoluzione socialista e instaurare uno Stato socialista. Se questo quadro sociale vi è chiaro, passiamo al livello politico contemporaneo, sempre in particolare legato al 1919, il primo anno del Biennio Rosso. Si apre sul piano politico istituzionale, si apre con la nascita di due nuovi partiti. Il primo, già nel gennaio, il Partito Popolare Italiano, ovvero con l'avallo del Papa, i cattolici si organizzano per la prima volta esplicitamente in un partito politico autonomo, il cui leader è un prete, ma un prete in realtà dalle idee molto laiche, quantomeno per essere un prete, Don Luigi Sturzo, e infatti il Partito Popolare Italiano, sigla PPI, comunque si propone formalmente come un partito aconfessionale, ma certo il suo programma in realtà fa riferimento sostanziale, quantomeno se non esplicito, alla dottrina sociale della Chiesa,
vi ricorderete, no, la sua ultima grande formulazione nell'enciclica Rerum Novarum di Leone XIII, di Papa Leone XIII, nel 1891. Se non vi ricordate, andate a ripassare quello che abbiamo detto a proposito della dottrina sociale della Chiesa. In base alla dottrina sociale della Chiesa, che almeno sulle questioni sociali, ma in generale anche su tutte le questioni anche politiche, era per così dire collaborazionista, nel senso che sosteneva la collaborazione tra imprenditori e proletari, nel rispetto dei reciproci doveri e diritti. Ovviamente per la Chiesa, per il Partito Popolare, era un diritto del lavoratore avere la giusta mercede, cioè un salario dignitoso, ovvero non superiore a quello, diciamo, di stretto mantenimento, di sopravvivenza. In questo senso, appunto, la Chiesa era, e il Partito Cattolico anche, erano, il Partito Popolare Italiano, erano antiliberisti e antiliberali, anche perché allora ancora si pensava che le due cose andassero insieme, e quindi sosteneva anche in questo senso l'interclassismo, era contro sia il classismo, diciamo, borghese del Partito Liberale, almeno, sia il classismo proletario dei partiti socialisti. Ricordate che c'era anche, oltre al Partito Socialista Italiano, il Partito Socialista Democratico, riformista, no? di quelli che erano stati i socialisti, che erano stati espulsi, no? Per la loro adesione alla guerra del coloniale in Libia nel 1912. Poi naturalmente il Partito Popolare Italiano era legato alla CIL, al sindacalismo cattolico, di cui abbiamo già parlato, Confederazione Italiana del Lavoro, e quindi appunto promuoveva le lotte sindacali e sociali, anzi vi avevo già detto, no, che in alcuni casi si parlò appunto di bolscevismo bianco, no? Miglioli che proponeva, il sindacalista cattolico Miglioli che proponeva i consigli di Cascina, no? Gramsci i consigli di fabbrica, lui i consigli di Cascina. Quindi quantomeno a livello sindacale e sociale erano molto radicali, e poi nascono i fasci di combattimento, nel marzo del 19, in piazza San Sepolcro, forse sapete dov'è, tra via Torino e piazza Cordusio, no? In quella zona di Viette, ci siete? Sì, ci siete. Via Santa, cosa c'è? Via Santa, altre viuzze, non ci siete mai capitati, no? Via Circo, via, no, vabbè. Fu lì che Mussolini, nel marzo del 19, fondò i fasci di combattimento, che è il primo nucleo del futuro, prima movimento fascista e poi Partito Nazionale Fascista. Fasci significava semplicemente unioni, in origine, se vi ricordate, nel 1892-93 in Sicilia c'era stato il movimento dei fasci siciliani, durante il primo governo Giolitti, affrontato poi dal primo governo Giolitti, quindi era un nome anche, no,
di sinistra, perché quel movimento era un movimento popolare, fasce, unione, di combattimento faceva chiaramente riferimento agli ex combattenti e quindi naturalmente al nazionalismo bellicistico, all'esperienza della Grande Guerra, all'esaltazione, anzi al mito della partecipazione degli italiani alla Prima Guerra Mondiale, ma inizialmente i fasci di combattimento proponevano un programma che poteva sembrare di sinistra, perché sosteneva la Repubblica contro la monarchia, quindi era antimonarchico, sosteneva il laicismo più radicale, più sfrenato, quindi era decisamente anticlericale, sosteneva il voto alle donne, quindi sembrava addirittura ultrademocratico, il suffragio universale effettivo, sosteneva la giornata lavorativa di 8 ore, quindi una richiesta proletaria, sosteneva la tassazione dei profitti di guerra, una pesantissima tassazione dei profitti di guerra, e quindi sembrava anti almeno alto borghese, contro la grande borghesia. In realtà lo stesso Mussolini diceva: noi non abbiamo un programma, perché il principio fondamentale dei fasci di combattimento è l'azione. E quindi poi il programma deve essere funzionale all'azione e quindi può variare di volta in volta. In questo senso i fasci di combattimento e anche poi il fascismo hanno una forte componente populistica, sono un tipo di populismo, proprio perché appunto non è legato a nessun programma preciso, semplicemente, il secondo elemento che caratterizza appunto il populismo fascista, esprime non soltanto la volontà di agire, naturalmente per valorizzare l'esperienza degli ex combattenti, della nazione, della nazionalità, ma anche in senso antipartitico, come rifiuto di tutti i partiti in quanto innanzitutto considerati di parte. Cioè i fasci di combattimento si propongono come rappresentanti dell'intera nazione combattente, mitizzata, contro invece tutti gli altri partiti che appunto sono di parte, ovvero promuovono soltanto gli interessi di una parte e sono semplicemente degli organismi burocratici di vertice staccati dal popolo. Quindi in questo senso appunto in generale tutti i populismi si caratterizzano per la loro critica, ma per il disprezzo anzi dei partiti e in generale del sistema liberal democratico, del sistema liberal democratico parlamentare. Infatti poi la prima azione dei fasci di combattimento fu l'incendio della sede dell'Avanti di Milano. L'Avanti era il giornale del Partito Socialista Italiano. Ovviamente, questa azione in realtà diceva molto più del programma formale. Diceva che l'obiettivo numero uno dei fasci di combattimento era colpire, annientare i socialisti, facendo leva sulla paura, anzi la fobia, della rivoluzione bolscevica. Questo poi lo vedremo più avanti. Più o meno, sempre a marzo-aprile, in seguito, ricordiamoci, all'insuccesso diplomatico nelle trattative di pace di Parigi,
di cui abbiamo già parlato, il governo Orlando si dimette, perché è stato screditato appunto, avete presente, no? L'Italia non solo non era riuscita a ottenere la Dalmazia, ma aveva perso anche le colonie, i possibili territori coloniali legati alla spartizione delle ex colonie tedesche. Sale, no? Si forma un nuovo governo, sempre liberale, il governo Nitti. Nitti era un liberale progressista, ovvero dell'ala della corrente di Giolitti, la sua principale decisione è quella di concedere una legge elettorale proporzionale, riforma elettorale. Si passa da un sistema elettivo di tipo maggioritario uninominale, che era quello usato fin dalla nascita del Regno d'Italia, quindi fin dal 1861, ha invece un sistema proporzionale basato sulle liste dei partiti. Per farvi capire, ma ve l'avevo già detto, qualcuno si ricorda un po' la differenza? Il sistema maggioritario uninominale si basa sulla divisione dell'elettorato in tanti piccoli collegi, in ogni collegio si presentano singoli candidati legati a un partito, ma si presentano come persone, come candidati, e vince uno solo. Quindi chiaramente un sistema di questo tipo favoriva il Partito Liberale, di fatto favoriva il Partito Liberale, che era un partito di notabili, no? Di personalità di spicco all'interno anche delle varie città, dei vari perfino paesi, mentre il sistema proporzionale, ovviamente, la nuova legge elettorale proporzionale, beh, questo è chiaro, no? In cosa consiste, cioè ogni partito prende un numero di rappresentanti, ottiene un numero di rappresentanti, di deputati, in questo caso, pari alla proporzionalità del voto che hanno avuto. Quindi se un partito prende il 20% dei voti, prende circa il 20% dei seggi. Quindi si vota il partito e si vota appunto, e poi i seggi sono distribuiti in modo proporzionale, semplice, quello più immediato, più ovvio. Naturalmente erano avvantaggiati dal sistema proporzionale i partiti di massa, e quindi erano svantaggiati i liberali. I liberali non avevano ancora una vera e propria, a parte che erano divisi in progressisti e conservatori, no? Giolitti e invece Sonnino, ma poi non avevano una struttura organizzata come invece il Partito Socialista Italiano e il Partito Popolare. Il Partito Popolare poteva contare naturalmente sulla rete delle parrocchie, quindi. Subito dopo si svolgono le nuove elezioni politiche nel novembre del 1919, attenzione, nel frattempo, ricordiamoci, a settembre D'Annunzio aveva occupato Fiume, un atto proprio di sedizione nei confronti del governo e dello Stato liberal-democratico, e Nitti era rimasto a guardare. Nitti non era stato in grado di reagire perché comunque l'azione di D'Annunzio godeva dell'appoggio delle alte sfere militari, burocratiche e del re,
Quindi, anche se appunto lo Stato Maggiore dell'esercito non aveva ufficialmente appoggiato, però non era contrario in realtà. Esito elettorale disastroso, ossia, adesso vedremo, vediamo da che punto di vista, il Partito Socialista Italiano ottiene i circa il 32%, il Partito Popolare un po' di più del 20%, e quindi già capite, fate le somme, e i liberali, mettendo insieme, che erano appunto quelli di sinistra, quelli di destra, progressisti, conservatori, e in più i loro alleati, poco di più del 35%. Il dato, c'è un partito anche di ex di combattenti che prende il 4%, non sono tutti nazionalisti, quindi sì, certo, dato significativo. I fasci di combattimento prendono in tutto 4.000 voti e non, ovviamente sono al di là di qualsiasi possibilità, o almeno al di qua di qualsiasi possibilità di ottenere una rappresentanza politica, cioè una sconfitta proprio drastica. Ma qual è invece? In realtà implicitamente Mussolini in queste elezioni ancora non lo sa, ma ottiene una grandissima vittoria. Perché? Perché il risultato più significativo era la perdita della maggioranza assoluta da parte dei liberali. I liberali, per la prima volta dal 1861, tutto sommato, perdono la maggioranza assoluta, mettendosi insieme destra, sinistra, eccetera, e a malapena riescono a superare il Partito Socialista. Solo il Partito Socialista è un partito, loro non sono un partito. Quindi che possibilità ci sono? Teoricamente Turati avrebbe potuto approfittarne per accettare la proposta di Giolitti del 1903, contando sul fatto che ovviamente a questo punto i socialisti riformisti avrebbero avuto molto più peso. Perché? Perché grazie a loro il governo poteva avere una maggioranza, capite? Mentre prima, quando Giolitti aveva, i liberali, Giolitti avevano una maggioranza, è chiaro che il peso di un alleato era scarso. Ma Turati non segue assolutamente per il momento questa strada, continua a privilegiare l'unità del Partito Socialista Italiano, Partito Socialista Italiano che era nelle mani completamente più che mai della componente massimalista. Quindi Turati era dentro al Partito Socialista Italiano, ma non contava quasi più nulla nel partito, contava ancora nella CGIL, ovvero i sindacalisti della CGIL in maggioranza erano riformisti, erano turatiani. Dunque, qual era l'unica alternativa possibile? L'alleanza tra il Partito Liberale e il Partito Popolare Italiano. Quindi da questo momento in poi ci sono governi di coalizione liberali e popolari, che però sono governi deboli. Perché? Perché i liberali e popolari sono fortemente eterogenei. Due programmi politici che non si possono dire antitetici, ma sicuramente in un certo senso divergenti, poco conciliabili, inconciliabili.
Quindi abbiamo un primo alla, io sono partito dal, dal concetto di destabilizzazione. Abbiamo visto in questo modo che alla fortissima, asprissima destabilizzazione sociale, cioè con aumento e inasprimento dei conflitti sociali, si abbina a questo punto una forte destabilizzazione politico-istituzionale. Si apre una crepa profondissima nello Stato liberal-democratico. Perché? Perché appunto non ci sono più maggioranze forti, i liberali hanno perso la guida, la centralità. Appunto abbiamo anche a livello politico una polarizzazione, cioè i voti e quindi la forza politica defluiscono dai partiti di centro, in questo caso i liberali, verso i partiti estremi, per il momento il Partito Socialista, dall'altra parte per il momento solo il partito degli ex combattenti, ma poi le cose cambieranno. In questa situazione passiamo appunto al 1920, secondo ed ultimo anno del cosiddetto Biennio Rosso, inizia lo sciopero, no, di cui abbiamo lo sciopero dei metalmeccanici, i metalmeccanici, la FIOM, la Federazione Italiana degli Operai Metalmeccanici, che era appunto parte della CGIL, promuove il rinnovo del contratto, chiede forti aumenti salariali, gli imprenditori rifiutano, la FIOM decide di usare anche lo sciopero bianco, gli imprenditori rispondono con la serrata, la FIOM risponde con l'occupazione delle fabbriche. Se avete un po', anzi se non l'avete ancora fatto, fatelo, guardate sul libro le foto, ricordo degli operai occupanti, sono armati, quindi non era solo un atto illegale nel senso che appunto era una violazione del diritto di proprietà privata, ma era un atto armato. Poi almeno per quanto riguarda appunto gli operai della FIOM o socialisti, in realtà i fucili erano dei ferri vecchi, alcuni probabilmente, e poi non erano veramente capaci, organizzati militarmente, quindi era più un'immagine che una sostanza, a differenza dei nazionalisti, però naturalmente era sufficiente a spaventare l'opinione pubblica moderata. A questo punto, e concludo al suono, con la colonna sonora della campanella, a questo punto torna il governo, a questo punto Nitti è chiaramente in crisi perché non riesce a risolvere la questione fiumana, si trova anche questa patata bollente tra le mani, il risultato elettorale è stato disastroso, quindi cede dalle dimissioni e viene sostituito da Giovanni Giolitti, ultimo governo Giolitti, il quinto e ultimo. Ma come vedremo neanche Giolitti, anzi all'inizio sembra farcela, ma nemmeno lui, poi alla fine sa come cavarsela, anzi.